siamo convinti che l'autostrada debba essere un'arteria turistica e su questo stiamo lavorando. Un progetto interessante, complesso, che farà conoscere le aree interne. Tenga presente che già nel 2017 noi abbiamo, l'ANAS ha installato, ma comunque concordato con noi, una cartellonistica con la quale noi facciamo conoscere ai tanti turisti, ai milioni di turisti che attraversano l'autostrada del Mediterraneo, i grandi punti di forza che si ritrovano nelle aree interne. È un progetto che andrà avanti, quest'anno andremo ad installare anche altri cartelli che andranno ad indicare i grandi punti di forza che ci sono all'interno. Mi riferisco attraverso le vie del mare, la costiera cilentana e quella amalfitana, ed ancora il Parco Nazionale, la città di Salerno, la Certosa di Padula, insomma tanti attrattori attraverso i quali i turisti potranno essere accompagnati nelle aree interne. A proposito delle aree interne, assessore, l'ANAS dovrà occuparsi anche della Cilentana presto? Certo, sì, questo è un altro risultato importante. Io penso che la Cilentana negli anni ha rappresentato sicuramente una grande criticità. Io sono convinto che questo problema in parte sarà, o meglio, sarà sicuramente risolto. Assessore, ieri è stato anche il giorno del riconoscimento delle bandiere blu, Campania terza in Italia, insomma un bel risultato. Guardi, io sono convinto che questa è dovuta anche all'azione che con il Presidente De Luca abbiamo messo in campo. Noi stiamo lavorando sull'integrazione territoriale e sulla diversificazione dell'offerta turistica. Tenga presente che ha avuto una grande visibilità quest'anno, una grande forza la destinazione Cilento, e tenga presente che il riconoscimento della bandiera blu è sicuramente dovuto al mare, alle acque che sono splendide, ma non solo, anche ai servizi che sono collegati, valorizzare l'ambiente e garantire anche alcuni servizi. Noi da qualche anno abbiamo messo in campo un servizio di mobilità turistica che ha avuto e che sarà riconfermato, che ha avuto sicuramente un significato importante, e io sono convinto che più componenti, il mare splendido, l'attenzione da parte dei sindaci nel monitorare le spiagge, anche i risultati ottenuti anche con la raccolta differenziata, perché questa significa anche tutela dell'ambiente, e i servizi ai quali mi facevo riferimento, ad esempio la mobilità turistica, io sono convinto che tutti questi elementi hanno portato ad un riconoscimento importante della Campania, in modo particolare della destinazione Cilento, che rispetto al passato inizia ad avere numeri sicuramente significativi e rilevanti. Oggi la 2, l'autostrada del Mediterraneo, è senza dubbio una struttura all'avanguardia che consente anche di sviluppare una serie di itinerari turistici. Puntiamo sulla 2 proprio perché non sia soltanto la strada della tecnica, la strada del cemento e dell'acciaio, ma sia una strada per scoprire il territorio, per sviluppare il territorio. Quindi strada della tecnica che diventa strada della cultura, strada dello sviluppo economico dei territori che attraversa. Il nostro nastro di cemento, i nostri viadotti debbono essere degli ideali belvedere che si stagliano sul mare, la stessa striscia d'asfalto deve essere ora un filo d'Arianna che ci conduce alla scoperta di scenari nuovi e più liberi. Ok. In questi mesi la tangenziale di Salerno è interessata da diversi lavori strutturali, lavori che ovviamente comportano anche dei disagi per la circolazione, però alla fine di questi lavori si avrà una struttura sicuramente più moderna e più sicura? Sì, abbiamo previsto vari lavori di manutenzione lungo la tangenziale di Salerno e anche in altre arterie vicine alla città di Salerno. Purtroppo ci rendiamo conto di qualche disagio che creiamo, però è inevitabile che per eseguire i lavori i disagi ci sono. Abbiamo cercato di evitare il periodo delle luci d'artista, il periodo estivo, stiamo concentrandoci nel periodo primaverile e dopo nel periodo autunnale. Ci rendiamo conto dei disagi, però come dicevo prima sono inevitabili. Oltre ai lavori
lavori che sono attualmente in atto. Il prossimo anno abbiamo ulteriori lavori in programma, in particolare l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione a tangenziale e un intervento presso la Galleria Masso della Signora, sempre in tangenziale di Salerno, che sono particolarmente importanti. Creeremo anche lì qualche disagio, però ripeto, purtroppo per eseguire i lavori di manutenzione questo è inevitabile. Un altro tratto autostradale senza dubbio molto importante è il raccordo Salerno-Avellino, anche quello è in progetto un ammodernamento. Come dicevo prima, nel nostro contratto di programma 2016-2020 è stato finanziato il tratto tra Fisciano e Frate, l'ammodernamento a tre corsie per un importo complessivo di 230 milioni di euro. Attualmente è stato approvato il progetto preliminare al CIPE, ANAS attualmente sta sviluppando il progetto definitivo e contiamo di appaltarlo nel corso tra fine 2019 e 2020, compatibilmente con l'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti competenti. Quindi poi completamento, ultimazione dei lavori probabile? Per i lavori, il lavoro complessivo, lo sviluppo durerà circa 3 anni, e compatibilmente diciamo anche con tutte le variabili che abbiamo, quindi aggiudicazioni, imprese e quant'altro, ci vorranno circa 3 anni dal 2020.